Presidente, un progetto che agevolerà la vita quotidiana di moltissime persone che purtroppo hanno questa patologia. Sì, il progetto è stato fatto un bando bellissimo. Questo è il primo passo per aiutare la comunicazione per le persone sorde, per affrontare questa disabilità, quindi qualcosa che aiuterà in qualsiasi servizio sanitario, ospedaliero. Questo progetto ha l'obiettivo di garantire l'accessibilità, l'abbattimento delle barriere e superare facilmente la comunicazione con questo servizio di video interpretariato. Ci sarà quindi la possibilità di avere un interprete della traduzione. A volte anche questo servizio sarà per le persone anziane oppure sordocieche, ci sarà un interprete in presenza in questo caso, oppure a distanza online. Questo servizio potrà garantire questa accessibilità per tutti i sordi. Ci sono possibilità di fare altri interventi con la regione? Sì. Questo progetto partirà per promuovere la lingua dei segni, così che comincerà ad essere una lingua conosciuta, e poi piano piano ci saranno altri progetti che garantiranno l'accessibilità ad altri servizi, anche altre forme di disabilità, affinché ci possa essere un'inclusione maggiore. Invece, per quanto riguarda le persone cieche, ci saranno sordocieche. E questa disabilità è quasi invisibile. Allora ci sarà anche lì, si scopre dopo questa disabilità, nel momento in cui si entra in contatto con la persona, quindi servono delle informazioni per divulgare la conoscenza di questa disabilità, per esempio anche altre forme di comunicazione come parlare lentamente. L'importante è garantire l'autonomia a queste persone e l'inclusione.